e mi occupo da tanti anni con il mio gruppo di ricerca che si chiama History Heritage, mi occupo di valorizzazione digitale di beni culturali. Io partirei quindi proprio dal titolo che ho dato a questo incontro, parlando di nuova cultura, nuove opportunità. In realtà il titolo è un po' sbagliato. Perché è sbagliato questo titolo, ma l'ho dato volutamente? Perché, vedete, oggi con questa emergenza c'è stata un'enorme accelerazione rispetto al pensare che esista una via digitale ai beni culturali, ed effettivamente questa via esiste, ma non è nulla di nuovo, come dire, è qualcosa che si realizza da anni. Sono anni che noi cerchiamo di spiegare che attraverso queste nuove tecnologie del digitale è possibile creare una nuova forma di patrimonio, è possibile creare nuove vie, nuove strade alla fruizione di questo patrimonio. Tenete conto che ci sono stati giorni in cui tutti i musei del mondo erano chiusi, giorni assolutamente unici nella storia della nostra umanità. Ci sono stati giorni in cui tutta la nostra memoria è stata completamente cancellata. E allora, che cosa è venuto fuori naturale? No, è venuto naturale che tutti i musei, tutte le istituzioni avessero potuto avessero potuto riversare nella rete tutto ciò che loro pensavano, come dire, fosse digitale rispetto al loro patrimonio, rispetto alla loro comunicazione. In realtà abbiamo capito che, nonostante questo tema del patrimonio digitale sia un tema molto antico, che parte da lontano e adesso lo vedremo, abbiamo però capito che non eravamo molto pronti a dare risposte. Perché non eravamo pronti? Perché i risultati di tutto quello che noi abbiamo visto in rete sono stati, come dire, a volte anche imbarazzanti, perché abbiamo spesso confuso la parola digitale con tutto ciò che può essere veicolato in rete. Quindi abbiamo assistito, come dire, a un grande fiorire di iniziative sui social, da Facebook, Instagram, YouTube, ma ci siamo accorti che mancava una cosa molto importante, che è un po' quello su cui io voglio concentrare un po' la mia relazione, che io voglio sottolineare come essere la grande opportunità che oggi le tecnologie ci danno, una grande opportunità davvero per un nuovo umanesimo digitale. Che cosa c'è mancato? Che cosa non abbiamo visto? Non abbiamo visto il patrimonio. In realtà abbiamo constatato anche un'altra cosa: mancano competenze, abbiamo necessità di nuova formazione. Che cos'è? Da dove deve venire l'opportunità di un nuovo patrimonio? Che cos'è un nuovo patrimonio? Quando potremmo veramente dire che possiamo combattere questi disastri attraverso un nuovo patrimonio? Quando accentriamo la nostra attenzione su un concetto chiave, un concetto fondamentale, che è il concetto banale, è banalissimo, però adesso vedremo che non lo è così tanto. La parola chiave di un nuovo mondo è copia. La parola chiave è facsimile. La parola chiave, per usare un termine che usò Walter Benjamin agli inizi del Novecento, intuendo una via di rinascita nuova dell'arte, una via di democratizzazione vera dell'arte, la parola chiave è riproducibilità. Adesso diremo di che cos'è. Qualunque processo di conservazione, fruizione, gestione del patrimonio che si avvalga o si voglia valere delle potenzialità del digitale non può prescindere da quello che noi non abbiamo visto in questi 3 mesi. Non può prescindere da un'azione fondamentale, basilare, su cui lo Stato, il governo, le istituzioni culturali devono concentrare le loro energie. Dematerializzare l'opera d'arte, dematerializzare il manufatto. La fortuna della nostra civiltà, intesa come civiltà artistica, la fortuna del nostro patrimonio è dovuta in gran parte a chi lo ha copiato. Il saper copiare e riprodurre queste opere è quello, come dire, che ha tenuto il filo nella evoluzione della nostra civiltà. Penso a 2 momenti soli, ma potremmo soffermarci a lungo. Questa stupenda frase di Salvatore Settis: oggi noi abbiamo delle tecnologie molto diverse da quelle che avevano gli antichi greci, molto diverse da quelle che avevano i fotografi all'epoca di Benjamin. Noi oggi abbiamo delle tecnologie molto particolari che sono in grado realmente di dare una nuova dimensione a questo patrimonio. Oggi riprodurre un'opera d'arte quindi serve a studiare, a tutelare, a preservare, a restaurare, a comunicare quest'opera d'arte.
Questo è un sito di facsimili 3D. Vi faccio vedere una cosa bellissima che si trova, è un bassorilievo bellissimo che si trova al Museo Archeologico Nazionale delle Marche, è una danzatrice, chitarra danzante, e che è stata rilevata con delle tecniche molto particolari, tecniche fotogrammetriche, si chiamano Structure for Motion. Intanto vedete che è un manufatto 3D, è un manufatto metrico, quindi ogni punto ha le sue coordinate x, y, z, ai parametri RGB, ci possiamo avvicinare ancora, se ci avviciniamo ancora, ecco, vedete, ecco, troppo no, ecco, possiamo fermarci qua, possiamo un po' scorrere questa immagine, vedete che cos'è? Che cosa c'è di diverso? Io dico, da quelle meravigliose riproduzioni che facevano gli antichi quando riuscivano a realizzare queste copie perfette delle statue. Qual è la differenza? Non c'è nessuna differenza. Perché io posso guardare oggi quelle riproduzioni e considerarle, come dire, alla stregua degli originali perché sono bellissime, perché sono perfettamente identiche? Oggi abbiamo semplicemente messo questa fisicità in un mondo virtuale, in un mondo digitale. Se io non ho a disposizione, diciamo, queste riproduzioni, io faccio molta fatica a concepire il valore di un nuovo patrimonio digitale. Ecco, voi state vedendo una bellezza di questo dipinto che non vedreste mai davanti al dipinto originale e state vedendo forse quello che neanche Leonardo stesso vedeva, oppure state cominciando a capire, se io riesco a costruire un'adeguata narrazione su questo quadro, cominciamo a capire effettivamente come si genera la meraviglia, come si genera la bellezza. Saranno digitalizzate le opere salvate dal sisma, c'è niente in programma. Questa è una veramente una ferita che si apre molto dolorosa. No, non credo che ci siano progetti di digitalizzazione rispetto alle opere del sisma. Noi parliamo di Covid, di emergenza, ma noi siamo un paese in cui il terremoto distrugge costantemente il nostro patrimonio. Io dico, dobbiamo capire che esiste un concetto di prevenzione digitale. Se prima che queste opere vengano distrutte, noi le rilevassimo con quella precisione e con quelle caratteristiche, sicuramente salveremo almeno la memoria, ma forse salveremo anche le opere stesse, perché saremo in grado di ricostruirle.